Carissimo fratello, carissima sorella, questo che ti viene consegnato è l'Evangelo di Gesù Cristo, Figlio di Dio. Comincia così la lettera con la quale l'allora vescovo di Roma, Carol Wojtyła, accompagna la distribuzione gratuita di un milione di copie del Vangelo di Marco in altrettante case di cittadini romani. È l'iniziativa cardine di una specie di opera di missionariato urbano che comincia con quattro anni di anticipo a preparare il terreno in città per il giubileo del 2000. La lettera è molto lunga e anche molto bella e spiega che eh, questo omaggio eh, è per aiutare i cittadini romani a ritrovare lo spirito e la testimonianza dei primi cristiani. Un milione dunque di copie del Vangelo di Marco. Perché? Proprio il Vangelo di Marco? La lettera dà due risposte, una anche banale, abbastanza reticente, dice perché è il Vangelo di turno nella liturgia dell'anno, ma dà anche una seconda risposta, anche perché è stato scritto da Marco mentre si trovava a Roma, dunque per i romani quando era assistente e interprete di San Pietro. Che cos'è dunque il Vangelo di Marco? Allora, tanto per cominciare, è il primo Vangelo, nel senso che è il più antico. Per secoli si è creduto che il primo Vangelo fosse il Vangelo di Matteo, tant'è vero che ancora oggi, se si compra una qualsiasi edizione dei Vangeli, troviamo prima Matteo, poi Marco, poi Luca e infine Giovanni. Però, nella seconda metà del, del, del secolo scorso una scoperta archeologica ha cambiato le cose. A Qumran, una cittadina della Cisgiordania, è stato trovato quello che si chiama frammento 7Q5 della grandezza di un francobollo che è ritenuto dagli archeologi appartenere all'originale scritto da Marco in lingua greca. E dunque è stato possibile datarlo abbastanza scientificamente e nella sorpresa generale la data la datazione lo fa risalire a prima dell'anno 70, anzi addirittura all'inizio del settimo decennio, dunque attorno al 60-61. Il Vangelo di Matteo è sicuramente successivo, anche se di poco, al 70. E il 70 è uno spartiacque importante perché è l'anno della distruzione del Tempio a Gerusalemme, distruzione che viene predetta nei Vangeli. Allora questo cambia le cose perché per secoli questo Vangelo è stato considerato Poco nell'esegesi, anche dai biblisti stessi, eh, mentre invece a questo punto sappiamo che è una fonte per gli altri Vangeli, è stato considerato poco perché semplicemente è eh, la metà degli altri Vangeli, proprio come il numero di versetti, 660 contro più di mille. E quello che manca e che fa del Vangelo di Marco un'opera così più esile rispetto agli altri è proprio la parola, il Verbo. Di Gesù. Ma come? Il Vangelo di Giovanni comincia in principio era il Verbo e il Verbo era presso Dio, anzi il Verbo era Dio, e questo lo toglie il Verbo. Per questa ragione il Vangelo di Marco è sempre stato considerato un Vangelo un po' rudimentale, un proto-Vangelo, se non che adesso che sappiamo che è il primo dobbiamo, tutti hanno dovuto riconsiderarlo. Ma c'è un'altra ragione che rende unico il Vangelo di Marco rispetto agli altri Vangeli pur sinottici. La ragione per cui è più corto. Questo verbo che manca fa del Vangelo di Marco un Vangelo d'azione, perché pur essendo la metà degli altri contiene più miracoli, più prodigi, più guarigioni, più esorcismi, più spostamenti. E questa differenza così lampante è dovuta a ciò che viene detto, accennato così nella lettera di Voitiva, lui l'ha scritta a Roma, prima non c'era un testo, prima nei due o tre decenni dopo la morte di Gesù, la predicazione è, avveniva oralmente, ma soprattutto senza un'organizzazione narrativa, c'erano dei blocchi tematici che venivano poi eh, insomma, adattati anche al destinatario, però non c'era un impianto, Marco dà questo impianto, però questo impianto lo costruisce per i destinatari che ha, che sono i Romani. I romani del sesto VI, e del settimo decennio sono l'impero nel suo splendore, sono il popolo più evoluto e potente che sia mai comparso sulla faccia della terra, invincibili militarmente, potentissimi nella ingegneria, eh, avevano l'acqua calda in casa i patrizi. E però anche con un immaginario molto ricco, una cultura molto solida, ma anche dei problemi di una modernità tipo la noia, se la sono inventata i romani la noia, non esisteva prima. Per vincerla questa noia mettevano a morte proprio i cristiani, li buttavano in pasto ai leoni. Marco ha a che fare con questi. E il primo Vangelo viene, viene costruito, viene strutturato nei confronti di questo destinatario. Matteo. È un giudeo, Matteo Levi, è uno dei dodici, è di stirpe levitica, quindi è anche diciamo nobile, anche se lui faceva il pubblicano quando Gesù lo sceglie. Pubblicano non è una bella cosa, è come dire oggi: Equitalia riscuoteva i tributi per il tetrarca. Appartiene però alla tradizione che ha mancato di riconoscere in Gesù il Cristo, anzi, che lo ha messo a morte per questo. E quindi lui parla, dialoga con quella tradizione, cerca di riaprire quel dialogo e quindi è un Vangelo molto intellettuale, talmudico, un Vangelo per l'appunto di dialogo, con il quale hanno dialogato tutti nei secoli, fino a, anche a, a, a Pasolini e Rossellini, I, i loro film li hanno puntati sul Vangelo di Matteo. Luca invece è più giovane come Marco, non è un testimone diretto. Marco ha una fonte che è Pietro, Luca no, Luca è un medico macedone che decide di agire come gli storici ellenistici, cioè giornalisticamente va sul luogo, interroga le persone, visita i posti e ricostruisce, inventando anche perché ha delle qualità anche da romanziere, ma soprattutto nel prologo, perché ci mette un prologo proprio alla maniera degli storici ellenistici, lui dice di rivolgersi a Teofilo. Che non è una persona, Teofilo è l'amico di Dio, affinché riconosca la verità degli insegnamenti che ha ricevuto, dice. Dunque si rivolge ai cristiani già convertiti. E anche questo è un destinatario tutto diverso, tutto speciale. Lui deve, deve glorificare, deve arredare, deve decorare una scelta che è già stata fatta, per persone che già appartengono al Regno. Queste differenze. Saltano agli occhi proprio subito, all'inizio di questi testi. Matteo, che parla ai giudei, comincia il suo Vangelo con una lunga lista, una genealogia di nomi. Perché? Perché se parli con un giudeo e parli del Messia con un giudeo, devi dimostrargli che la prima profezia che riguarda il Messia, la profezia dinastica, è rispettata. Il Messia deve essere un discendente diretto di Davide. Davide essendo un discendente diretto di Abramo e dunque il Vangelo di Matteo comincia In principio c'era Abramo, poi c'era Isacco, poi c'era Giacobbe, poi Giuda e i suoi fratelli, poi Fares e Zerà e a questo punto il Romano ha già slegato il leone. Che cosa gliene può importare di una sfilza che poi dura una pagina e mezzo? Non siamo ancora a Davide. Luca invece, che abbiamo detto parla ai cristiani, lui innanzitutto si inventa una cosa, la dice solo lui, e cioè che Gesù e Giovanni il Battezzatore, che è l'altro grande profeta di quel tempo, sono cugini, cugini primi. E dunque lui comincia con l'annunciazione. Della nascita di Giovanni, poi l'annunciazione della nascita di Gesù, poi la nascita di Giovanni, poi la nascita di Gesù, la fuga a Betlemme, il presepe, poi la circoncisione di Gesù, l'infanzia di Gesù e a quel punto il leone è partito. Abbiamo i romani davanti e Marco lo sa bene perché guardate come comincia Marco: deve inventarsi il cinema praticamente. Capisce che un giorno ci sarà modo, queste cose, di farle vedere. Adesso lui comunque le racconta. Una scena di massa, il deserto, il fiume Giordano, e una folla, dice Marco, immensa, tutti i gerusalemitani, tutti i giudei, perché una cosa è chiara fin dall'inizio, Marco la mette subito in chiaro, Marco le spara grosse. Parla con i romani, i romani hanno le legioni, le legioni sono formate da 5.000 uomini ciascuna, gli è bastato presentarsi lì con le legioni senza nemmeno combattere per conquistarle quelle terre e quindi lì non importa quanti fossero storicamente in attesa del battesimo di penitenza lui ce li mette tutti poi ci mette una profezia, i romani sanno bene cos'è una profezia, la profezia che individua nel personaggio che sta per entrare in scena il precursore colui che indica la via e il personaggio che sta per entrare in scena e che entra in scena viene descritto in maniera molto moderna Viene descritto attraverso quello che indossa e quello che mangia. È Giovanni. Però viene detto che quest'uomo veste pelle di cammello e mangia locuste e miele selvatico. E ha già fatto capire al romano che si tratta di una persona speciale. La quale persona speciale, appena identificata in questo modo una profezia, e quello che veste compie la profezia perché in questa folla immensa individua. Una persona la indica e grida, lui viene dopo di me colui che è molto più potente, usa questa proprio parola potente di me. Io non sono degno di chinarmi a legargli i calzari. E per soprammercato Marco subito appresso qui si, si gioca l'arma la, nucleare, la, la teofania, la manifestazione diretta di Dio attraverso una voce dal cielo che davanti a tutti lì, in questa scena di massa, tuona. Egli è il figlio mio di letto, in lui io ho soddisfazione. Quindi c'è una chiamata da terra e una dal cielo che identificano questa persona. Sono due coordinate infallibili. Ora, se c'è una trama nel Vangelo, e nel Vangelo di Marco c'è più che negli altri, perché abbiamo detto che è un Vangelo d'azione, questa trama è rappresentata dal cosiddetto mistero di personalità, quella domanda che accompagna Gesù dovunque si manifesti, e che tutti mormorano attorno a Lui chi è costui? Chi è costui? Chi è costui? Una domanda che rimane attiva fino alla fine, finché non si scioglie questo mistero. Il disegno messianico non è compiuto. Ma come? E questo che è, è un mistero, che questo che è, che è un segreto mi viene svelato subito così? All'inizio. E che mistero è? Anche qui. Nella seconda metà del secolo scorso, intorno agli anni 70, è stata considerata rivoluzionaria perché lo era la trovata degli autori del telefilm, della serie di Colombo, che per la prima volta in una serie di telefilm polizieschi, all'inizio di ogni puntata fanno vedere l'assassino, il suo movente, il modo in cui uccide. L'assassinio, e uno dice ma scusami, e che cosa guardo io? Già me l'hai detto chi è l'assassino, perché, per come? Perché per una volta, per avanzare rispetto alla normalità, gli autori hanno deciso che la gente non guarderà questi episodi per sapere chi è l'assassino, perché lo sa subito. Ma per seguire il percorso che un certo personaggetto che a un certo punto entra in scena compie verso la verità. Quella è la ragione per cui devi guardare, non il mistero. Il mistero riguarda i personaggi che sono rappresentati, ma non lo spettatore che viene messo nella condizione privilegiata di godersi il personaggio. È la stessa cosa che fa Marco. Il suo uditorio, cioè il destinatario della predicazione orale basata sul suo testo, sa fin dall'inizio ciò che i personaggi di questa storia non sanno. E guardate che questo è già un, un, un artificio narrativo piuttosto moderno, piuttosto evoluto, tanto per mettere il suo potentissimo destinatario in una situazione di comfort, diciamo così. Dunque il personaggio è identificato chiaramente, sappiamo che è il figlio di Dio. E immediatamente dopo lo vediamo alle prese con il suo avversario. Quarantena nel deserto, sappiamo, no? È molto bella la quarantena nel deserto. Gli altri Vangeli sono molto dettagliati, eh, le tre tentazioni, i dialoghi, i tentativi di Satana di ottenere l'alleanza con Gesù e la sua resistenza. Un versetto Marco ci mette. Sette, quaranta giorni nel deserto tentato da Satana resistendo. Fine, liquidato. E subito dopo questa, che è l'ultima fase di meditazione nella vita di Gesù, che ha 30 anni a questo punto, breaking news, quello di prima dell'Ocuste, il battezzatore, arrestato. Gesù è rimane solo. Guardate che siamo al settimo versetto. Giovanni, che scrive un Vangelo canonico ma non sinottico, usa lo stesso schema, cioè parte... Dal, dal battesimo di Gesù e per arrivare all'arresto al di Giovanni ce ne mette 42 dei versetti. Noi siamo già dentro l'azione perché il tempo della meditazione è finito, infatti all'ottavo versetto Gesù sta scegliendo i suoi discepoli e come li sceglie? A caso, totalmente a caso. Passa lungo la sponda del lago di Tiberiade, vede Pietro che si chiama ancora Simone, e Andrea che gettano le reti, seguitemi, loro lasciano le reti e lo seguono. Vede Giovanni e Giacomo che piegano le reti, perché sono tutti pescatori, seguitemi, loro lasciano le reti e lo seguono. Cioè utilizza lo strumento che i greci chiamano la metanoia, cioè la conversione immediata, la chiamata diretta. E già questa è una cosa rivoluzionaria, perché a quel tempo già lo Stato di Israele... Beh, poneva delle regole molto complesse per la conversione, non è che ti potevi convertire così, venivi esaminato, dovevi superare dei colloqui, degli esami, insomma. Diventava una cosa quasi burocratica. Gesù recupera lo spirito della chiamata diretta, seguitemi, esagerando un po' nella scelta a caso di questa gente, perché poi vedremo che non è esattamente preparata per fare quello che lui a un certo punto si aspetta che faccia. Per adesso fanno massa attorno a lui. A questo punto Marco è chiamato a compiere il suo capolavoro. C'è una trappolona per Marco qui. E lui la riconosce. Perché? Perché leggendo gli altri Vangeli, questo è il punto, cioè all'inizio, in cui Gesù pronuncia il famoso discorso della montagna, il sermone della montagna. Quello che da. Tolstoi a Martin Luther King, passando per Gandhi, eh, per chiunque è ancora oggi il cuore palpitante del messaggio cristiano, le beatitudini, porgi l'altra guancia, ama il tuo nemico, le cose veramente rivoluzionarie che Gesù andò a predicare, le predica qui nel discorso della montagna, la mano che da scandalo mozzala, l'occhio che da scandalo cavalo, il sale che non sala, il padre nostro, è qui che viene pronunciato. Marco lo taglia. Via, non ce lo mette proprio. Allora qui tutti i, i biblisti, gli esegeti, io li capisco, si sono dovuti scervellare per giustificarla questa assenza, perché non è che manca un episodio, manca il discorso della montagna. E allora hanno tirato fuori una teoria che io adesso qua non mi metto a confutarla, vi prego di credere che l'ho confutata e l'ho spazzata via. La famosa teoria della fonte Q, che il povero Marco non lo sapeva, ci aveva Pietro. Pietro era lì, poi gli l'abbia detto. È che Marco sa benissimo che all'inizio della storia, con leone a guinzaglio, tu non gli puoi andare a dire a un romano di porgere l'altra guancia, tu non gli puoi andare a dire di amare il, il, il proprio nemico. Non, non ti capisce, dice: Ma cosa dice questo? Ma, ma da dove viene? Ma chi ce l'ha mandato? E quindi, siccome è tutto lì. La rivoluzionarietà del messaggio di Cristo è tutta lì. Lui non gliela dice, la mette da parte, diciamo, no? E cosa fa? Guardate, al posto del discorso della montagna, in Marco siamo già a Cafarna o dentro un tempio. E Gesù sta insegnando. Dunque è un rabbino. Non lo sapevamo. Marco non ce l'aveva detto. Se insegna di sabato nel tempio vuol dire che è un maestro, cioè è un rabbino. E insegnando, dice Marco, egli sbalordisce, poiché insegna come uno che possiede potenza e non come gli scribi. Gli scrivi, chi sono? Farisei, Sadducei, sono una casta di sacerdoti potentissima che ha il potere non solo di interpretare le scritture, ma anche di produrne. E sono gli avversari terreni di Gesù. Vengono introdotti in questo modo, subito, cioè Gesù è superiore. Insegna e sbalordisce perché? Perché sta facendo il discorso della montagna, lo sta facendo lì. Solo che Marco ci mette la musica sopra, tira giù l'audio, se ne guarda bene di raccontare al Romano quello che sta dicendo Gesù, dice solo che sta sbalordendo tutti, perché quello che gli interessa raccontare è quello che accade. E cosa accade? Che mentre è lì che sbalordisce e che insegna legittimamente perché è un rabbino, viene avvicinato da uno spirito immondo, cioè da un uomo endemoniato posseduto da un demone, il quale cerca di nuocere a Gesù. Siccome però Satana in persona sa che con lui non ce la spunta, come può nuocergli, come può far del male a Gesù? facendo quello che oggi si direbbe fare spoiling, cioè rivelando all'inizio ciò che il disegno messianico prevede venga rivelato alla fine, e cioè la sua identità. Io so chi sei, tu sei il figlio del Benedetto, gli dice. E Gesù che cosa fa? Lo affronta e lo esorcizza, ammutolisci, dice, al demone ed esci da lui. Gli ordina di uscire davanti a tutti nel Tempio di sabato e il demone gli obbedisce. Perché quest'uomo si contorce, geme e viene liberato dal demone davanti a tutti a Cafarnao nel Tempio di sabato. Questo produce evidentemente una fama immediata, cioè non proprio immediata, appena differita, perché si è detto che è sabato. E il sabato i giudei non possono fare. Non possono percorrere più dei famosi sei stadi, la distanza sabbatica, per recarsi al Tempio e tornare a casa fino al tramonto, anzi fino al sorgere della terza stella. E quindi si aspetta fino a quel momento che questa, che questa fama improvvisa, che prima implode, poi esploda. Gesù stesso torna a casa, no, perché non ce l'ha una casa, è un nomade ma in quella che viene eletta un po' come la dimora, addirittura direi il covo di questa banda che ha messo su, che è la casa di Pietro, perché Pietro è di Cafarnao, una casa nella quale entrando per ringraziare, per benedirla, Gesù così con la sinistra guarisce la suocera dalle febbri potentissime che aveva da prima. E questa casa, al sorgere della terza stella, finita la giornata del sabato, quando i giudei possono muoversi, mangiare, viene assediata letteralmente da una folla immensa di persone, tutti a chiedere prodigi, miracoli, guarigioni, storpi, indemoniati. E Gesù si concede, per tutta la notte scaccia demoni, guarisce, compie prodigi e miracoli. Per tutta la notte, dice Marco, lo dice in un versetto solo, ma per tutta la notte Gesù combatte contro questo nemico che è il male. Si manifesta poi in maniera diversa in tutte le persone. Li accontenta tutti. Finché all'alba Marco introduce un altro tema molto importante. Perché Gesù se ne va, sparisce. Se ne va in cerca, dice Marco, di un luogo solitario in disparte. Scompare. Ora, perché ha bisogno di un luogo solitario in disparte? Marco non lo dice, ma, ma, ma è facile capirlo. Lo dirà tante volte dopo Gesù, il suo potere, il potere deriva dalla fede e dalla preghiera. Bisogna pregare. E non si può pregare mentre si combatte contro i demoni, bisogna trovare un luogo appropriato per pregare. Ecco la necessità di questo luogo solitario in disparte. E in più c'è un'altra ragione che sempre Gesù ci dirà, sempre sotto forma di insegnamento molto più avanti nel cosiddetto discorso apocalittico, quando ammonirà i suoi discepoli che il tempo è vicino, che si sta per compiere il destino e, dice loro, quando vi consegneranno, non preparatevi prima le parole da dire, esse vi saranno suggerite dallo Spirito Santo lì, all'istante, cioè a dire, è momento per momento che l'unico artefice e vero autore del, della storia del Vangelo, cioè Gesù stesso, Decide le varie mosse di questo disegno messianico, quindi deve pregare e deve decidere cosa fare l'indomani, perché non è già tutto previsto. C'è anche una ragione pratica in questo: siccome ha già dei nemici, perché nella fama c'è anche l'ostilità delle caste che hanno subito riconosciuto in lui colui che le spazza via. Eh, se tu, non, se tu per primo non sai cosa farai domani, loro non possono prevedere cosa farai domani, come Platini quando gli chiedono come fa a, a non far mai intuire al portiere dove tira il rigore, dice semplice, non lo so mai neanch'io. E dunque ha bisogno di questo luogo solitario in disparte, che è molto importante, è un tema che poi vedremo, ritorna e ci svela delle cose importantissime, insomma poi alla fine però lo trovano, dicono, oh Rabbi, e eri finito? Non solo chi è Costui, ma anche dov'è Costui, perché non c'eri più, dov'è finito. Cosa fai? E Gesù, ti cercano tutti. E Gesù risponde, inaugurando, diciamo così, la parte gloriosa, la parte itinerante del Vangelo: dice andiamo altrove. Ed ecco che partono. E questo altrove, però, e qui è molto importante. Perché abbiamo come fonte, abbiamo detto, una sola, Pietro, è la Galilea. Ora, Pietro, vedremo che è stato molto onesto, molto leale nel raccontare soprattutto le sue defaianze, perché ci fa delle discrete figuracce, Pietro, via via, e se le sappiamo è solo perché lui le ha raccontate a Marco, perché se non le raccontava. Almeno nel Vangelo di Marco non ci sarebbero stati. Forse in quella di Matteo sì, perché Matteo c'era. Forse in quella di Giovanni sì, ma non in Marco. Se Marco le può raccontare vuol dire che Pietro gliele ha dette. Però è molto fiero su una cosa, è molto orgoglioso su una cosa. La Galilea è la patria del Vangelo. Lui è Galileo, Gesù è Galileo, tutti loro sono Galilei. E tutto ciò che accade d'ora in poi accade in Galilea. Cioè in questa terra che si trova a nord della Giudea. Che confina con il lago mare di Tiberiade, di cui riparleremo, e poi con l'Ivano a nord, una terra abitata da un popolo che era composto di gente industriosa e, e dei buoni ebrei, ma che però erano visti con un certo snobismo a Gerusalemme dai giudei perché pronunciavano male la R, si erano un po' ellenizzati sia nella lingua sia nei comportamenti, non erano proprio puri, diciamo. E questo è l'orgoglio di Pietro. Diciamo che erano burini. Comunque avevano questo orgoglio. Siamo in Galilea e tutto ciò che accade accade in Galilea. Marco non è Galileo. Infatti fa un po' di confusione nella geografia. Cosa che per esempio Giovanni non fa. Perché Giovanni è Galileo e quando descrive i luoghi è molto più geograficamente preciso però a quella fonte lì e d'ora in poi andiamo altrove vuol dire andiamo e giriamo per la Galilea e la prima cosa che viene raccontata in Galilea è un miracolo potentissimo diciamo il numero due nel ranking dei miracoli perché è la guarigione di un lebroso cioè un lebroso che si fa dinanzi a Gesù e gli dice Rabbi io so che tu puoi guarirmi ti prego guariscimi ora la lebbra, oltre a essere una malattia terribile e orrenda, nella teologia rabbinica è considerata una punizione divina per i peccati commessi. Quindi non si può guarire dalla lebra. Ci sono solo due casi di guarigione di lebra in tutto l'Antico Testamento. Sono tutte e due opera di Dio per il tramite una volta di Mosè e una volta di Eliseo. Dunque andare da uno e dirgli so che tu puoi guarirmi vuol dire... Professare Una fede cieca in lui e noi capiamo che Gesù funziona proprio così: quando vede fede, lui dà non è che è andato a giro a fare miracoli così per impressionare la gente, ma quando vede qualcuno che crede così tanto in lui da chiedergli un prodigio divino e quindi ha già capito tutto, lui impone la mano pieno di rabbia, dice colmo d'ira perché, perché è brutta la, la, anche a vedersi la lebbra e gli dice: Sei. Guarito. E però qui Marco introduce il terzo tema, il, il più importante teologicamente, perché nel dirgli sei guarito, gli intima anche però non dirlo, non dirlo a nessuno che ti ho guarito io. Ora, questo episodio nel Vangelo è chiamato il lebroso annunciatore, che l'avrà detto, l'ha detto talmente tanto che, dice Marco, da quel momento Gesù non può più entrare in un villaggio senza essere assalito dalla folla. Gli conferisce quello che ancora mancava nella sua già vasta fama, nonostante lui avesse intimato di non dirlo. Ora questo non dirlo lo ritroveremo e capiremo che se all'inizio sembra quasi una trovata strategica, mi nego mentre mi do, e lo è in un certo senso, questa confusione che Gesù alimenta intorno alla propria presenza e alla propria identità. Poi vedremo però che ha un fondo teologico molto importante che emergerà più avanti. Adesso, intanto è servita soltanto a farsi disubbidire perché tutti sapessero che lui aveva guarito un lebroso. E a questo punto il ritratto che Marco fa di Gesù ai Romani per quanto riguarda la potenza, la forza, la capacità di vincere lo scontro col male fosse rappresentato da una malattia o da un demone, è completo. Ha vinto sempre, ha pronunciato pochissime parole, vero o no? Però ha fatto tante cose, talmente tante che, diciamo, la parte forza, potenza, che per i romani è importante, diciamo che è sistemata. Ma i romani non sono mica i vandali, i, i vichinghi, eh, loro hanno anche un lato molto evoluto nel proprio immaginario, allora non basta la forza bruta. C'è bisogno di altrettanta intelligenza, attitudine al comando ed ecco che Marco comincia a comporre la seconda metà del ritratto di questo che per adesso lui presenta come un eroe ellenistico classico con dei poteri Certo, però insomma con degli avversari, con una logica che il romano può seguire, degli avversari soprattutto. E la seconda parte però presuppone che Gesù cominci a parlare. Infatti siamo nella sezione che si chiama Le cinque controversie galilaiche. Sono controversie, sono dispute e quindi sono parlate. Però attenzione perché Marco... Le racconta all'interno di un contesto nel quale di nuovo è costretto a inventarsi il cinema. Io ve ne racconto una, la più bella, giudicate voi se non, è, se non sembra una scena di, 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 di Tarantino addirittura. Siamo a Cafarnao nel covo, casa di Pietro, assediata come al solito da tutti questi poveracci, questi straccioni, questi epilettici, questi paralitici, con un. Servizio d'ordine, diciamo così, di parenti di Pietro che cercano di tenerli fuori perché, perché oggi non è tempo di prodigi, di miracoli, no, oggi è tempo di insegnamento e infatti noi entriamo dentro a questa casetta, nella penombra di questa stanza dove per terra Gesù è seduto, attorno a lui sono seduti i discepoli e anche però gli scribi che hanno cominciato a pedinarlo, a seguirlo. Per Coglierlo in fallo, per annotarsi quello che dice, per cercare di trovare degli appigli per poi poterlo contrastare. E di nuovo sta insegnando, quindi sempre col volume abbassato, sempre con la musica sopra, perché Marco, quello che Gesù dice quando insegna, non lo riporta. Perché di nuovo quello che interessa a Marco è quello che sta per succedere. Cosa sta per succedere? Si squarcia il tetto all'improvviso. E quindi noi vediamo una lama di luce con la polvere no? in sospensione che improvvisamente si impossessa di questa stanza e subito dopo quattro paia di braccia maschili, pesanti, muscolose, pelose, che calano con le funi un lettuccio con sopra un paralitico. Glielo calano lì, interrompendo il suo insegnamento. Però l'abbiamo detto come funziona Gesù, vede una cosa del genere. Interrompe subito l'insegnamento, si dedica subito a questa persona, pensando: Ma guarda questi, che fede che hanno! Sono arrivati perfino a squarciare il tetto per portarmelo davanti questo disgraziato. Quindi si gira verso il paralitico e gli dice: Ti sono rimessi i peccati?. Il paralitico ci rimane male perché c'era in mente un'altra cosa, ma peggio ci rimangono gli scrivi, i quali pensano nei loro cuori. Ma pensano solamente, lo dice chiaro Marco, pensano nei loro cuori. Ah, scandalo, ma chi è dunque costui che si permette di togliere i peccati? Solo Dio può togliere i peccati, bla bla bla. Pensano solo che Gesù, e ce lo svela qui Marco, ha ereditato da suo padre la facoltà di leggere nei cuori, cioè nel pensiero della gente. Lo farà tre volte nel Vangelo. Questa è la prima. E quindi per Gesù, che sia stata pensata o veramente detta, quella cosa non fa differenza. E qui inizia la disputa perché Gesù ricorre al, al, alla tecnica giudaica della controdomanda, perché c'era una tecnica che regolava le dispute, e dice perché pensate questo nei vostri cuori? E intanto vi ho fatto sapere che vi leggo nella mente. Cos'è più difficile, secondo voi, dire a quest'uomo ti sono rimessi i peccati? O dirgli... Alzati, prendi il tuo lettuccio e vai a casa. Lascia depositare questa domanda. Poi si gira. Alzati, prendi il tuo lettuccio e vai a casa. Il paralitico si alza, vai, vai. Gesù lo butta praticamente fuori, questo prende il lettuccio e va via. Due miracoli si becca questo, eh. E non ci viene detto il nome. Perché quello che conta è farci vedere come vince le dispute Gesù. La disputa è chiusa. Come osa levare i peccati? Oso sì levare i peccati. Guarda cosa posso fare. Questo che ho fatto io è più difficile, può farlo Dio. Ma togliere i peccati basta essere uomini giusti. E da quel momento sorge un nuovo sacramento che si chiama confessione e che il cristianesimo ha e l'ebraismo ancora no. L'uomo può togliere i peccati all'uomo, ma perché no? Era così che vinceva le sue controversie Gesù. Ce ne sono altre quattro, tutte e quattro anch'esse spettacolari come questa. Al termine di queste cinque controversie, il ritratto, anche dalla parte diciamo intellettuale, dell'attitudine al comando, del saperne di più di coloro che vorrebbero coglierti in castagna, ciò che a sua volta piace molto ai romani perché compone il ritratto del perfetto per esempio imperatore, eh, è compiuto. E quindi abbiamo questo personaggio che adesso parla, perché fin qui non aveva parlato. Ha parlato non tanto gli insegnamenti quanto i, i, la sua capacità dialettica di prevalere sugli altri, con argomenti inconfutabili, mescolati con la sua potenza. Questo fa sì che a questo punto si dispiega tutta la forza narrativa di Marco in Galilea, dunque in questo girovagare, dove non solo ci sono i miracoli, gli spostamenti, gli esorcismi, i prodigi, ma anche eh, le controversie, altre dispute oppure le parabole, perché Gesù comincia a parlare per parabole. L'idea sua sarebbe uno schema a tre. Lui, gli apostoli, gli altri, quelli di fuori li chiama. E siccome quelli di fuori non devono capire tutto subito, ma devono rimanere sospesi perché ci vuole la fede, perché se gli spieghi tutto è troppo facile, lui parla per parabole. Ciò che lo delude molto è che anche gli apostoli non capiscono mai niente, e quindi questo schema non funziona. Ma comunque questa è la fase più incalzante, la fase veramente più galoppante. Di questo Vangelo, quello d'azione di Marco, con spostamenti continui. Che a questo punto è necessario chiedersi come avvengono, ma come si spostano questi? E Gesù fu marinaio finché camminò sull'acqua e restò per molto tempo a guardare, solitario dalla sua. Torre di legno e poi, quando fu sicuro che soltanto agli annegati fosse dato di vederlo, disse: Siate marinai, siate marinai finché il mare vi libererà. Che Gesù era un marinaio, a me me l'ha detto un ebreo, un poeta e cantante ebreo di Nome Leonard Cohen, ebreo per forza, in questa canzone che poi De André ha immediatamente e filologicamente tradotto. Ma era un marinaio perché, in effetti, a farci caso, tutti questi spostamenti, il Vangelo lo dice chiaro: gli portarono una barca, portatemi una barca, presero, montarono in barca, andarono in barca, sono sempre in barca questi, perché. Se la Galilea è il, il, la patria del Vangelo, il cuore della Galilea è il lago che loro però chiamavano mare di Galilea, anticamente detto mare di Genesaret oppure anche di Tiberiade dal nome di, della città più importante che si affaccia su questo lago. È un bacino d'acqua dolce a 70 metri sotto il livello del mare, eh, che tuttora è il più grande bacino d'acqua dolce di tutta la regione ed è stato ed è tuttora anche oggetto di contese con un unico emissario ed emissario che è il Giordano, ma che è così ampio che a volte, a volte da una sponda non si vede l'altra, a volte si alzano onde marine e comunque lì era il mare quello. E Gesù lo naviga, lo attraversa, perché è l'unico modo per muoversi lì, data la fama e la folla marciana che lo segue e che lo aspetta dappertutto. Non solo, ma Gesù dorme in barca, prende un cuscino e dorme durante una tempesta, come soldini, vanno lì, lo, lo, lo svegliano, rabbi, ma qui si muore tutti, c'è una tempesta, placa la tempesta, cammina sulle acque, usa il gergo marinaro. E qui noi dobbiamo utilizzare, diciamo, toccare più che altro un'immagine che rimane, secondo me, la più psichedelica che sia mai stata concepita in una religione, quantomeno che appare più avanti nella parabola del ricco e del regno, del cammello che dovrebbe passare attraverso la cuna del lago, ma come salta a mente? Eh, la ragione è, è, è abbastanza banale. La lingua in cui si svolge questa vicenda originariamente è l'aramaico, in aramaico cammello si dice gammala. Ma anche cima dormeggio, gomena, si dice gamla. È una polisemia, ce ne sono tante nella, nelle lingue arcaiche. È il contesto che definisce il significato da attribuire alla parola. E evidentemente quello è un contesto marinaro. Gesù sta dicendo, dirà, è più facile che una gomena passi attraverso la cruna di un ago piuttosto che un ricco nel regno dei cieli. Poi cos'è successo? Che il testo è stato scritto in greco gamla cammello in greco diventa camelos ma con l'accento circonflesso che lo fa pronunciare camilos e gamla gomena diventa camilos ora il Vangelo è stato scritto sì in greco però è stato scritto per essere predicato oralmente e poi è ricopiato e che è successo che in uno di questi passaggi un oscuro amanuense ha scambiato una E per una I e ha trasformato una gomena in un cammello oppure e a me piace pensare così, l'ha fatto apposta, ha detto ma no, la gomena è banale, ma mettiamoci un cammello, vedi non se ne dimenticano più. E infatti noi questo cammello ce lo teniamo stretto, però è per dire che veramente Gesù utilizzava anche il gergo marinaro, era un marinaio. E questa è una storia, cambia tutto, eh, perché è una storia nella quale dobbiamo sempre, almeno in questa parte gloriosa, dobbiamo sempre mettere in conto un certo odore di salsedine, di marcio, una puzza di piedi, uno sciabordio, sciacquattio, perché siamo sempre nell'acqua, praticamente. Ma c'è anche la fine di quella strofa, no?, che dice: Siate marinai finché il mare vi rivelerà. O che ha detto questo Gesù? Lì lo mette tra virgolette. No, non l'ha detto. Vai a leggere i. i i Vangeli, anche con attenzione non c'è nulla di simile, però vi ricordate il luogo solitario in disparte? Beh ora è chiaro che questo luogo solitario in disparte non può che essere il mare, perché non c'è modo che lui trovi un posto dove appartarsi. E oltretutto, oltre a pregare e oltre a pensare, adesso siccome, e lo dice chiaro Marco, gli apostoli sono duri d'intelletto, di gli deve anche spiegare quello che ha detto a quelli di fuori, agli altri che loro non hanno inteso quindi dove glielo può dire privatamente dice Marco in mare, nel luogo solitario di Sparte, dunque il mare diventa il luogo del disfelamento dunque il mare vi libererà dall'ignoranza, ha ragione Leonard Cohen, però è una cosa che la, non so perché, il catechismo non ci dice, è una storia marinara, almeno per questa parte, e infatti si attraversa e si riattraversa questo lago, adesso siamo di là siamo sulla sponda orientale, che non è più Giudea o Galilea, ma è in terra pagana, Giordania. Terra, dice Marco, dei Geraseni, cioè di Gerash. Scendono e subito ci viene descritto un energumeno incontenibile, non lo tengono neanche con le funi. Da quanto è indemoniato questo? E Gesù, direttamente, come se fosse andato lì in missione, lo punta. E questo, quando vede arrivare Gesù, lo riconosce subito, gli fa... Cosa c'è tra me e te? Dice, ho fatto qualcosa io. E Gesù non, non conosce, va lì e comincia il protocollo, anzi lo, lo inaugura il protocollo tradizionale, che tuttora è, 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 è il protocollo degli esorcismi. Perché si deve cominciare intimando al demone di, di dirti il suo nome e lui ti deve obbedire. Quando ha detto il nome, praticamente impugnandolo per questo nome, lo si estrae no? e, e lo si caccia. Quindi Gesù. Va da lui e dice come ti chiami? Qual è il tuo nome? E riceve una risposta sorprendente. Perché la risposta è, ah, veramente qui saremmo un certo numero qui dentro. Ci chiamiamo Legione. E seguita il demone, i demoni, dice senti un po', allora facciamo così. Vediamo se ci si mette d'accordo. C'è un branco di porci là, lo vedi? Ecco, noi lasciamo quest'uomo, lo lasciamo. E trasmigriamo, va bene, nel branco dei forci. Il downgrade è evidente. E te ci lasci fare, d'accordo? E Gesù dice, va bene, cioè scende a patte con Satana, fa un patto. Allora questi demoni cominciano a lasciare questo disgraziato. mila dice Marco, duemila demoni! Legione si chiamava, duemila. Questo disgraziato ce n'aveva duemila in corpo. Uno dopo l'altro lasciano, questo naturalmente, come proprio nelle scene de dei film de dell'esorcismo: si contorce, geme. E uno dopo l'altro, questi duemila demoni migrano nei porci, in questo branco di porci. Che però, eh, i porci. anche i porci non è che un porco indemoniato è uguale a un porco normale, questi cominciano questi forci a innervosirsi, a, 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 a perdere l'orizzonte in qualche modo, a perdere, e, e cominciano a correre di lì e di là senza, senza, senza più capirci nulla e, e siamo su una sponda, su una, un burrone, una scogliera col, col mare sotto. E insomma, uno dopo l'altro questi forci arrivano, cascano di sotto e affogano, tutti e duemila, ne fa fuori duemila in un colpo solo, altro che accordo con Satana. Solo che e fa fuori anche i forci. E i geraseni testimoni della cosa, impressionatissimi e impauritissimi, però sono pagani, fanno da Gesù, rispettosissimi, eh? però ti dicono, senti, non potresti queste cose andare a farle di là, dall'altra parte, perché a noi poi ci serviva forse a dire il vero, sicché, insomma lo, lo cacciano con tutta, con tutta la delicatezza di questo mondo, però lo mandano via, perché sono impressionati. Solo che l'indemoniato, no, lui si butta in terra per ringraziarlo e gli chiede no, di prenderlo con sé. E Gesù lì gli dice no, non con me non ti prendo, però gli intima, però dillo. Cioè rovescia completamente l'intimazione che fa di là, di qua, in terra pagana, gli intima di dirlo, vai a dirlo che ti ho liberato io da questi demoni. E qui cominciamo a capire che appunto questo non dirlo ha un, un suo significato più profondo, più teologico, perché ai pagani gli intima il contrario, gli intima di dirlo. E vale solo per i giudei il non dirlo. E poi capiremo perché. Ma intanto abbiamo capito che non è una formula strategica, ma c'è una ragione teologica. E poi si riva subito di là, nella parte galilaica. A Proda, solita folla che lo accoglie, non viene detto il nome del villaggio o della città, ma viene detto il nome del capo del Tempio che gli va subito incontro, Jairo, e anche lui gli dice Rabbi ti prego vieni a casa mia, la mia bambina sta molto male e tu puoi guarirla, ti prego vieni da me. E naturalmente Gesù dice, certo, conducimi da lei, ma c'è tutta questa folla, c'è questa calca, non è che si può andare spediti, I, 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 i discepoli cercano di fargli un po' di spazio, come fanno le guardie del corpo ai capi di Stato, però insomma bisogna muoversi piano. E in questa calca c'è una donna, che più o meno è la prima donna che compare in questo Vangelo, perché è un Vangelo western, le donne nel western non è che ce ne tanti. tante. E questa compare la... Emorroissa, cioè una donna malata, dice Marco, da 12 anni di emorragia, cioè di menorragia. E il Levitico, che è il libro dell'Antico Testamento che stabilisce le regole sociali e, e, e anche giuridiche, è durissimo con le donne durante il ciclo esse sono impure. E tutto ciò che toccano diventa impuro, e tutti gli uomini che toccano diventano impuri. Questa è 12 anni che praticamente è trattata come una pestata, era disperata. E ancora più disperata sarà stata quando avrà visto che proprio il capo del tempio è proprio come una bambina a un fin di vita: come, non c'è modo che mi dia retta a me se c'è la figlia del capo del tempio da andare a guarire. E quindi questa, però. E, 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 e si dà un senso al fatto che è una donna, le viene un, un pensiero meraviglioso, luminoso, carnale, perché dice vabbè, non mi, può, non mi potrà prestare attenzione, ma forse, forse se io lo tocco, forse basta. No? Quest'idea no? che il contatto, il corpo, la pelle, la tunica, perché lei più che la tunica non riesce a toccare, si intrufola, entra dentro, si sporge e tocca la tunica di Gesù, il quale subito si ferma. Chi ha toccato la mia veste, dice. I discepoli fanno la solita figuraccia perché dicono, Rabbi, e eh, c'è un po' di calca, qualcuno ha spinto. No, dice, ho sentito la forza uscire. Chi ha toccato la mia veste? E Morroissa si butta in terra, dice io, e gli spiega la cosa. Ora ve lo immaginate Gesù? Che vede una che ha pensato che è solo a toccargli la veste. Gli dice: Donna, sei guarita. La tua fede ti ha guarito. Non dirlo. Davanti a tutti. E poi riparte. Perché si stava andando a casa di Gairo. E però quando arrivano là, forse proprio per questo miracolo imprevisto, involontario quasi, che ha dovuto compiere. E arrivano là e stanno piangendo tutti perché questa bambina nel frattempo è morta. E Gairo stesso, quando vede che tutti piangono, scoppia a piangere disperato perché è la sua bambina. E Gesù dice, conducimi da lei. E allora adesso noi dobbiamo immaginarci un'altra casa galilaica, ma non più la casupola povera di un pescatore, questa è la casa del capo del Tempio. E dobbiamo immaginarci un silenzio, sì però rotto da questi singhiozzi, perché c'è un sacco di gente che piange in questa casa, perché è morta una bambina. E si arriva in questa stanza dove c'è questo letto con questa bambina morta sopra. E Gesù, che si sporge verso la bimba e dice, dalita, cum, fanciulla, alza. con la dolcezza con cui un babbo dice alla bambina sua, alla sua figliola, dai, su, alza, Ci sono le sette e un quarto, bisogna andare a scuola, lavati i denti, vestiti, si fa tardi, talitacum. E la bimba si sveglia e si alza. E questo è il numero uno dei miracoli, riportare in vita un morto. Qui c'è questo. Nel Vangelo di Matteo non ci sono risurrezioni. Nel Vangelo di Luca c'è la risurrezione del figlio della vedova di Naim. E nel Vangelo di Giovanni c'è Lazzaro, che non è come ci ricordiamo. Andatevela a leggere. Fanno bene i tre evangelisti sinottici a non mettercelo perché è un miracolo veramente palp, veramente gotico. Fan pressione. Qui c'è questo, una bambina risvegliata dolcemente dalla morte come presagio anche di ciò che Gesù farà su se stesso, la propria risurrezione. E tutta questa gente che dal pianto passa a, alla felicità indicibile. E Gesù, che si è accommiata dicendo però non ditela a nessuno. <ride> e si va avanti. Nazaret, Adesso siamo a Nazareth. Oh, è il luogo dove Gesù è cresciuto, la sua città. E proprio per questo qui non attaccano, si scandalizzano di lui. Ma bada chi è? Il figlio di no, il figlio di Giuseppe, di Maria, no, ma quale profeta? Ma va via, va via, vai via. Lo mandano, lo scacciano. E Gesù, ricevendo questo primo rifiuto, unico anzi, però ne trae subito un insegnamento da dare ai suoi discepoli, che loro non lo sanno, ma anche loro dovranno passare il resto della loro vita a predicare in giro nei posti. Bene, gli dice, non andate a casa vostra. Il profeta non è disprezzato che nella propria patria e presso i suoi congiunti, dice, che poi in latino diventa Nemo profeta in patria. E quindi si gira pure questa, insomma qui lo rimbalzano, ma sa cosa farsi anche di questo errore o di questo fallimento. Insegnamento, non andate a casa vostra. Insegnamento perché piano piano questi discepoli cominciano a diventare un problema, per quanto sono duri di intelletto. E Gesù si dedica sempre di più al tentativo di qualificarli, tanto che a questo punto rompe gli indugi e decide di conferire loro un po' dei suoi poteri e di mandarli da soli, senza di lui, a due a due a giro a predicare, a fare insomma quello che fa lui per vedere come se la cavano, a due a due inaugurando così la prassi missionaria cristiana che vuole sempre due missionari insieme per raddoppiare la forza della testimonianza. E così noi abbiamo una scena che io mi immagino dall'alto di Gesù sulla barca e queste sei coppie di, di, di ragazzi, di discepoli che se ne vanno in sei direzioni diverse, che come scena è bella, ma pone un problema narrativo bello grosso. E ora? Come si va avanti? Cioè, fin qui c'è stata una tensione narrativa enorme perché stavamo addosso a questo eroe. Ma ora chi lo sa cosa fa questo eroe? Perché Pietro è a giro con Andrea e non vorrete mica raccontare il romano cosa fa Pietro con Andrea? Parte il leone subito. Allora, cosa fa Gesù? Non si sa, ma bisogna dare conto nella narrazione perché è importante. Che passa del tempo, che non dura due o tre giorni. Questo periodo è lungo. Questi camminano a piedi, in barca, vanno di qua, di là. Ci mettono del tempo prima di tornare e io come la tengo su la narrazione, la tensione che mi salva la vita oltretutto e che tiene su anche la possibilità alla fine di questa storia di convertirle queste persone? E qui un'altra volta, Marco, si deve inventare il cinema, in particolare si deve inventare il flashback. Ora, non è che fin lì non, non si fosse mai raccontata una storia tornando indietro e poi ritornando avanti, questo ovviamente l'avevano fatto tutti, però. Quello che fa Marco è diverso, è inserire proprio un pezzo per coprire un buco. E qual è la cosa che può appassionare i romani in mancanza di Gesù? Chi è il numero due di questa storia? L'abbiamo visto all'inizio: quello delle locuste, quello che è stato arrestato. Perché? Perché nel frattempo è morto. E guardate come è magistrale il passaggio. Come viene data la notizia della morte? attraverso il mistero di personalità, perché viene detto da Marco che ormai dappertutto tutti chiedevano chi è costui e si davano delle risposte le più diverse, ed Erode, che è il tetrarca, no? lui crede che sia la reincarnazione di Giovanni, così sappiamo che Giovanni è morto, ed è morto per mano sua. E allora Marco ci racconta, visto che ci ha dato così la notizia che è morto Giovanni, ci racconta come è morto. E qui è molto dettagliato perché evidentemente ci deve dare conto del fatto che questa assenza di Gesù, questa esercitazione sul terreno, dura un po'. E quindi lui è molto dettagliato nel raccontare che cosa, la festa di compleanno di Erode, Erodiade che odia Giovanni perché dal fondo della galera continua a inveire contro di lei, che è adultera perché è la moglie del fratello di Erode, non di Erode, e la figlioletta innocente che danza, danza così bene, no? che Erode alla fine le promette fino a metà del suo regno, ma lei non sa cosa chiedere. E allora, ma tutto questo viene raccontato. Eh? nel dettaglio, il banchetto i commensali, la voglia improvvisamente Marco diventa da stringato che era, diventa generoso di dettagli, la bimba non sa cosa chiedere, la madre che le dice la testa di Giovanni lei chiede la testa di Giovanni e Erode che non può tirarsi indietro a questo punto davanti a tutti e lui aveva paura di Giovanni, per questo non lo aveva fatto uccidere, è molto bello il rapporto tra Erode e Giovanni Battista perché Erode quasi ci crede a quello che dice, poi non può non Metterlo in prigione, ma certo non lo toccava, e invece qui è costretto, no? E allora si fa portare sta testa, cioè manda qualcuno a tagliargliela fresca fresca e arriva questa testa sanguinolenta sul vassoio portato a una bambina, una cosa che sicuramente a Romano garba per forza. Quindi Marco dice: Qui non casca la tensione, la testa mozzata a una bambina su un vassoio gli piace per forza. Infatti, quando arriva sta testa, Zac, sono già tornati tutti. Sono tutti e dodici sono tornati, Gesù e lì si stanno raccontando cosa è successo. Marco non ce lo dice nemmeno e ha superato il suo problema, perché adesso si riparte. Non solo si riparte, ma adesso è eh, stabilito che si può dare anche conto, per una volta, di questi insegnamenti sorprendenti. Perché fin qui Marco l'ha sempre sorvolato. Però qui invece lo vuole raccontare, vuole far vedere quanto è sorprendente quest'uomo nei suoi insegnamenti. Tanto non lo intenderà nessuno, quindi, anche il romano che non intenderà non si sentirà né cretino né diverso. Il contesto è sempre lo stesso delle, de, delle tante dispute che non vi ho raccontato: quello dei divieti alimentari, non si può mangiare questo, non si può mangiare quello. Il gamberetto, lunga fessa, eh, bisogna lavarsi fino a qui, fino a là. Tutta questa ridda di divieti di cui gli scribi e i farisei sono i custodi che conferiscono dunque loro potere che Gesù è venuto a spazzar via. Infatti i cristiani possono mangiare tutto, tutti i giorni, a tutte le ore. Non c'è problema. Perché? Lo dice qui. Chiama lui la gente, dice venite un po', ora vedete una cosa. Visto che si sta discutendo di sti gamberetti. Non è ciò che entra nell'uomo a corrompere l'uomo. E ciò che esce da lui che lo corrompe. Ha fatto bene o no Marco a non dire queste cose ai romani? Qui non lo capisce nessuno. Ci è voluto 19 secoli perché Freud dicesse le stesse cose più o meno. Lui sta dicendo: Satana è dentro ognuno di noi, c'è cioè di già, di serie proprio. Però noi possiamo tenerlo dentro. L'uomo può essere un amicidiale prigione per Satana, basta che non lo faccia uscire. Può prendere quello che vuole dentro, basta che non lo faccia uscire Satana. Se lo fa uscire, si corrompe e corrompe gli altri. E non ci arrivano a capirlo, né gli astanti, né i discepoli, e quindi nemmeno i romani, che ascoltano, però non si sentono cretini, perché qui non lo capisce nessuno, anche se Gesù, insomma, un pochino... Si comincia a innervosire col fatto che questi, che questi discepoli non capiscano nulla. E quindi si picca, diciamo, eh, di, di, di qualificarli. Bisogna che capiscano, non sanno neanche chi è. Non hanno mica capito. E c'hanno sempre fame, e c'hanno sempre paura di morire con lui lì. Allora gli fa la, la, la sequela della croce. Cioè tre successive predizioni nelle quali gli dice che ha ritondo come va a finire la storia. E cioè... Che lui verrà messo in croce e poi risorgerà. Reazione. Pietro alla prima s'arrabbia. Non lo dì nemmeno per scherzo. Ma quale croce? La croce. Rabbi? Ma no, ma no, ma no. Lo dice per amore. Ma stiamo scherzando in croce? No. E Gesù si ancora di più. Gli dice: Taci Satana a Pietro. Ora dice: Ha esagerato. No, non ha esagerato. Perché quello che sta dicendo Pietro, a Gesù è una tentazione satanica micidiale, e cioè quella di concepire il disegno messianico senza la croce. Cioè, siccome sembra un po' troppo cruente la croce, sapete cosa facciamo? Una ventina di frustate? Va bene? Oh, è lui che se le piglia, eh? è lui che viene messo in croce. Quindi è la tentazione satanica di levare la croce dal disegno messianico che viene posta con amore da uno che lo ama, ma è ancora più una tentazione. E quindi Gesù gli dice vada retro con questa idea di la croce c'è, come, e non è che ve la sto dicendo questa cosa, ve la sto predicendo, è una predizione, e glielo ridice, e glielo ridice tre volte, sempre più dettagliatamente, alla terza dice guardate che ora non ve lo voglio dire ma ve lo devo dire, buce andate di mezzo anche voi. Non pensate che ora il fatto che siete qui la fate franca e gli comincia a, a predire anche l'oro di destino. Ma nulla, no, no, non ne vogliono sapere. La 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 non la vogliono sentire, no rabbino, no Rabbunì, no, 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 non Rabbunì, nulla, non lo voglio sapere. Allora capite che questo è oro per Marco, perché Marco ha un problema grosso. Il suo problema è far digerire la croce ai Romani perché gli ha costruito questo eroe e poi me lo manda in croce ai Romani. Oh! Il supplizio più crudele e più tetro viene de definito da Cicerone nelle lettere controverre. Non c'è di peggio, è la cosa più ignominiosa, è il marchio di infamia. Nessun romano poteva essere crocifisso, soltanto i liberti, gli schiavi e i popoli assoggettati. E io devo fare accettare al romano questo? Allora sai come faccio, dice Marco, che ha un talento narrativo veramente straordinario. Io ridicolizzo quelli che non ci credono. Così il mio pubblico non può identificarsi in questi deficienti. Li rendo comici, li rendo patetici nel loro non arrivare a crederci, nel loro rifiutare la croce. Quindi il romano, che vorrebbe rifiutarla ancora più di loro, però si ritroverebbe a identificarsi in questi cretini. Tant'è vero che subito dopo ci mette la trasfigurazione sul monte, cioè prende i tre più intraprendenti. Pietro, Giacomo e Giovanni e si riporta sul monte. In cima a questo monte si sta lasciando la Galilea, eh? siamo già in Giudea, ecco perché si può parlare, perché non c'è le folle, perché non siamo più in Galilea. E in cima a questo monte Gesù, dice chiaro e tondo, Marco, si trasfigura, cioè diventa puro spirito, diventa un'anima luminosa. E attorno a lui compaiono, della stessa non sostanza, Mosè ed Elia. E compongono questa, questa scena meravigliosa, questa trasfigurazione. Apposta dicevo prima che Pietro è stato onesto nel raccontare la vicenda. Perché qui, adesso, Pietro, dinanzi a questo prodigio, dice una grandissima cazzata. E se noi lo sappiamo è perché lui l'ha confessato a, a, a Marco: se no non lo sapremmo. Dice, Rabbi, come si sta bene qua? Perché non costruiamo tre capanne, una per ognuno di voi? Si vuole trasferire nel miracolo, questo vuole traslocare ne, ne, nel prodigio. Non sapeva quello che diceva, dice Marco. Anche Marco lo piglia in giro. Non viene neanche considerato. Perché qui Marco si rigioca di nuovo la briscola, la voce dal cielo, la seconda e ultima, Teofania. Di nuovo la voce di prima che dice ripete. Egli è il figlio mio di Letto, credetegli. Finisce la trasfigurazione, Gesù torna, ahimè, ahi lui, di carne e di ossa, quella carne che verrà scempiata tra pochissimo, perché siamo alla fine, scompaiono Mosè ed Elia, e scendendo Gesù interroga. Chi sono? E Pietro ha capito, Pietro dice, tu sei il Cristo, bravo. Non dirlo, nemmeno te, nemmeno Pietro può dirlo. Però siccome questo è l'ultimo non dirlo che, che appare nella storia ed è rivolto a Pietro, non un giudeo qualsiasi, non dirlo finché, te l'ho predetto, il figlio dell'uomo, cioè io, non sarà risorto dai morti. Te l'ho detto. Dopo puoi dirlo, anzi dopo devi dirlo. Dunque... Il non dirlo era anche, non sprecate fiato a dire queste cose, perché non capite quello che dite finché non si sarà compiuto il disegno, finché non sarà comparsa questa. Con questa potete parlare, prima no, perché tanto non sapreste cosa dite. E quindi taci finché non sarò risorto, dopo dillo. Ma insomma la figuraccia che hanno fatto è evidente, io non l'ho fatta tanto più comica di com'è, eh? tanto più che subito dopo ce n'è un'altra ancora più comica, perché arrivano giù dalla montagna e quegli altri nove che aspettavano, o si erano messi in testa di guarire un epilettico, cioè no, una cosa difficilissima, e non ci riuscivano, che che apro un parapiglia eccolo là, come ricorrere una gallina e Gesù gli tocca intervenire a lui gli tocca guarirlo a lui questo epilettico uno spirito muto, viene detto che vuol dire per l'appunto un epilettico. Quindi non era neanche Satana, Dio, E gli tocca intervenire a lui. E poi inveisce, perde la pazienza, dice, oh generazione incredula, quanto ancora dovrò sopportarvi? Cioè invece loro andano a croce. <ride> e questi continuano a non capire, Rabbi, ma certo però come hai fatto? Questo qui era tosto, era difficile, ma quale tosto? gli dice è la preghiera. Questi spiriti si curano con la preghiera. Non sapete nemmeno pregare, devo fare tutto io qua. Sono ridicoli. E Gesù lo rimarca perché addirittura imbeisce, impreca. E tutto questo serve a Marco per impedire al suo pubblico di identificarsi con questi, la cui colpa e la ragione della loro ridicolaggine sta proprio nel fatto che non hanno creduto alle predizioni di Gesù. Quindi sono costretti a credere, a mandar giù questo boccone, questo rospo della crocifissione, come me lo crocifiggono questi? Eh sì, perché se non ci credo faccio la fine e la figura di questi deficienti. E siamo alle porte di Gerusalemme ormai, siamo arrivati. E qui per l'appunto, tanto per chiarire chi avesse dei dubbi sulle predizioni di Gesù, l'ingresso in Gerusalemme viene prima predetto da Gesù e poi pedissequamente... Viene raccontato, quindi raccontato due volte da Marco, che è sempre così, così stringato, che è sempre così contenuto. Spreca il doppio dello spazio perché prima la predice e poi la racconta esattamente uguale. Andate nel villaggio vicino, Betania, troverete un somaro, prendetelo, vi chiederanno perché lo prendete, gli dite che è per me, che glielo restituiremo. E loro vanno e viene raccontato esattamente quello che viene predetto, tanto per capire che le predizioni di Gesù, è un si discute. Arriva a Sto somaro, Gesù monta sul somaro ed entra in Gerusalemme a cavallo di questo somaro. Quindi a cavallo, quindi si distingue, si differenzia dalla massa critica di cui si è circondato. Cioè si segnala, è nel posto dove avverrà la sfida finale e qui non si nasconde nel, nel gruppo, ma si segnala a cavallo di un somaro e quindi insomma... È evidente, qua è evidente, e bisogna dirla: è una cosa un po' pop, ma va detta. Clint Eastwood all'inizio per un pugno di dollari entra nel villaggio sul somaro, no? tutto parte da lì perché lo prendono in giro per il somaro regale, ma con questi stivali che strisciano per terra. Da dove l'ha presa Sergio Leone questa scena? Anche perché è stata a vedere come va avanti l'entrata in Gerusalemme di Gesù. Arriva al Tempio così, scende, lega al Somaro, entra nel Tempio con la banda sua. E Marco ci tiene a dire che questa scena è muta, sono tutti in silenzio, sono solo sguardi. Gesù entra, tutti ammutoliscono, è come Clint Eastwood che entra nel saloon. Gesù guarda quello scempio che c'è dentro, non dice una parola. Ma a sua volta viene guardato da tutti: c'è lì, C'è questo scambio di, di, di sguardi, di occhiate. Poi Gesù si gira, esce, lo seguono, rimonta sul somaro e va via, perché non si dorme nel luogo dove si dovrà agire. E va a Betania a passare la notte. La mattina dopo ripartono per Gerusalemme, senza il Somaro, a piedi. E qui Marco mette una cosa essenziale, importantissima, ma che crea delle difficoltà enormi agli altri che devono scrivere i loro Vangeli sul calco suo, perché non la capiscono. La tagliano, Matteo ce la mette, ma siccome non la capisce la sciupa e molti esegeti non l'hanno capita. Questa è una scena misteriosa per i biblisti, con tanti possibili significati. Io che sono più terra a terra un narratore, per me il significato è lampante. Dice Marco che mentre lasciano Betania Gesù ebbe fame. Gesù non è un digiunatore come Giovanni, Gesù mangia, è, un, è, un, è una creatura conviviale, lo vediamo spesso a pranzo e a cena, però fame lui non ce n'ha, ce l'hanno i discepoli anche troppa, ma lui no, non ha mai avuto fame, qui c'ha fame lui, perché Oltretutto, siccome si avvicina al momento della sua passione e è... diventa sempre più uomo. Vede un fico. E si avvicina al fico. Non è che voglia banchettare, si accontenta di due o tre frutti per fermarsi lo stomaco. Ma siamo a Pasqua, Pesach, è marzo. E badate, io ho letto tutto quello che c'era da leggere sul fico, però una cosa è sicura. Non fruttifica prima di giugno e non ha mai fruttificato, e non esiste una specie di fico che fruttifichi prima di giugno. Quindi Gesù arriva lì e di frutti non ce n'è, lo sanno anche i bambini. Oh, Gesù si arrabbia, ma si infuria e maledice il fico: io ti maledico che tu non darai mai più frutti. I discepoli, ignoranti, sì, ma questa la sanno. Non hanno il coraggio di dirgli, Rabbi, non è stagione, su, zitti. E Gesù con questo torto, perché ci ha torto, via, giù, è marzo, non puoi avere un fico a marzo, nemmeno se sei Gesù. Con questo torto e con questa fame, cioè con questi due elementi così bassamente umani, Gesù entra nel Tempio. E fa la canata che fa? Che gli costa la condanna a morte perché è l'atto veramente politico, scaccia i mercanti. Predice qui la distruzione del tempio che avverrà nel 70, cioè tra 37 anni. Poi tornano via, tornano a Betania. La mattina dopo ripassano di lì e il fico è tutto car praticamente carbonizzato. Adesso sta maledizione. Allora, qui Pietro. Cha il coraggio di dirgli di, Rabbi, guarda il figo come l'hai ridotto. E qui Gesù. Però dopo 24 ore che è stato nel torto, e a me, narratore, non mi, non mi riesce incomprensibile, ma mi riesce anzi chapeau a uno che mi fa questa sospensione di divinità proprio per quelle 24 ore in cui deve andare a cacciarsi nei guai. Qui Gesù ci mette la pezza. Perché in effetti invece lui praticamente dice, oh io sono Gesù, cioè a me il fico, me li deve dare i frutti, avete visto o no che cosa fa? Lui dice, in realtà dice la vera fede smuove le montagne, le montagne vengono a voi, voi potete andare dove volete con la vera fede. Quindi gli sta dicendo, eh pallino, un fico, non mi riesce a farmi dare un fico, è colpa sua, è evidente che c'è qualcosa che non va nel fico. No? Ecco, qui si sono, ancora si cervellano i biblisti cosa significa, cosa simboleggia il fico, perché è una immagine, allora simboleggia forse lo stato di Israele che è rimasto sterile oppure Satana. Per me è abbastanza evidente, è una iniezione diciamo di bassa umanità in questa creatura ancora divina, perché quando arriva il momento deve essere uomo e basta Gesù, se no non vale, se no non vale la croce. E più che il torto e la fame non gli puoi dare a una persona. Tanto è vero che, insomma, da qui c'è l'arrivo alla fine, è un precipizio pitare delle cose, Gesù diventa febbrile, fa questo discorso apocalittico per l'appunto, in cui eh, comincia a, a, a dire, siccome siamo alla fine, lui lo sa, comincia a dire, vegliate, vegliate, siate pronti, qualunque momento sarà il momento in cui vi possono consegnare, attenzione, state svegli, state pronti, state svegli, state pronti, la parola fine, l'aggettivo ultimo, fioccano di continuo in questo discorso apocalittico, anche un po' come artificio retorico per dire all'uditorio ultimo fine, non t annoiare ora perché siamo a fine, te lo sto dicendo, lo uso anch'io adesso con voi, eh, un po' di pazienza, siamo arrivati. Però febbrile, Gesù è diventato febbrile, è una cosa apocalittica per l'appunto. Dopodiché, beh, la congiura di Pasqua, la reazione del Sinedrio alla canata che ha fatto lui, due versetti, i romani sanno benissimo cos'è una congiura, il tradimento di Giuda... Due versetti, i romani sanno benissimo che cos'è il tradimento. Siamo precipitati direttamente all'ultima cena, peraltro anch'essa allestita dietro predizione di Gesù. Ora dobbiamo immaginarci una cosa molto mesta, molto triste, perché questi qui ormai hanno dovuto accettare. L'idea che quest'uomo, questo eroe, che le ha condotti per tre anni, perché dura tre anni questa vicenda narrata, nella gloria, sì, morti di fame, ma insomma tutte le genti che ti vengono incontro, miracoli, guarigioni, eh, amore dispensato, tutta questa saggezza, va bene non ho capito niente, però ho capito che è importante, tutto questo finisce in croce e ormai... Ci si sono dovuti rassegnare, quindi c'è una tristezza immensa che viene addirittura alimentata, accresciuta dal fatto che Gesù, a un certo punto, dice: Guardate, che uno di voi sta, stanotte mi tradirà. E tutti sono così frastornati che dicono: Chi? Io? Sono io? Cioè non sanno nemmeno se sono il traditore oppure no. Gesù ribadisce: Uno di voi che intinge nel piatto con me. Mi consegnerà e parte una maledizione invece molto più bella di quella del fico. Meglio sarebbe se non fosse mai venuto al mondo, dice. Però poi si rende conto che anche questo fa parte del disegno messianico: c'è bisogno di questo tradimento, e infatti aggiunge. Ma così è scritto, e cita Zaccaria: Percuoterò il pastore, e le pecore si disperderanno, e a questo punto che si colloca l'Eucaristia. L'Eucaristia è il cuore palpitante, è il mistero centrale, il più profondo del cristianesimo, però noi la saltiamo, non perché non sia importante, ma perché per l'appunto è raccontata allo stesso modo, è liturgia ormai, da tutti e quattro i Vangeli, narrativamente non ci sono differenze con gli altri, è così, tanto è così che tutte le messe che vengono fatte riproducono in liturgia quella scena lì. E siamo fuori noi. È finita la scena, siamo nel potere di Gethsemane, nel giardino degli Ulivi, dove Gesù, così umanizzato negli, dagli ultimi eventi, non ci sta più. Si butta in terra e prega il Padre suo che allontani l'ora da lui, dice Marco. È preda dello sconforto più totale. E uno dice, i discepoli saranno lì a rincuorarlo. Dorme. E 11 perché un dodicesimo se, se n'è andato. Ma come? Vegliate, vegliate, ve l'ho detto dieci versetti fa. E dormite. Li sveglia. E loro si riaddormentano. Tre volte gli tocca svegliare. Luca, che è sempre così, no? parla ai cristiani e deve sempre un po' attutire tutto, no? smussare gli angoli, dice: si addormentano per la tristezza. La tristezza c'era, però. Francamente avevano gli occhi pesanti, dice Marco e Matteo gli va dietro, anche per Matteo c'erano gli occhi pesanti, che significa una cosa che è plasticamente constatabile se si va al museo, alla galleria borghese di Roma, dove tra le tante cose un museo piccolo si visita in due o tre ore, però c'è un dipinto, l'ultima cena di Jacopo Bassano, dove tu vedi Gesù che ti guarda a te, sconcertato così. E tutti gli altri ubriachi fradici, buttati sul tavolo, completamente di fuori. C'è anche un cane ubriaco, c'è un cane, c'è una ciotola, ci hanno messo il vino anche lì. E c'è il cane ubriaco. Altro che tristezza. Questi, tra il fatto che i banchetti finivano sempre così e la tristezza, questi si sono storditi. Divino. E quindi sono per terra lunghi distesi a dormire e Gesù li sveglia e la terza volta si sentono tintinnare le armi dei giannizzeri che sono venuti a prenderlo e lui, oh, stanno venendo, ma che vuoi dormire ora? E li sveglia, ma li deve scuotere. E qui succede che probabilmente, anzi sicuramente, il racconto di Pietro a Marco in questo punto, che è il punto più penoso, si fa reticente, si fa omertoso, tant'è vero che Marco si deve reinventare il cinema un'altra volta, perché non ha elementi per raccontare da quel punto di vista? Perché Pietro eh, si vede che non gliela ha dette le cose. E allora lui che cosa si inventa? Un ribaltamento di campo e la scena della cattura di Gesù viene raccontata dal punto di vista dei Giannizzeri. e quindi si vede in questa penombra, in questo buio, si vede un individuo che si stacca dal gruppo e si avvicina verso. Un altro individuo lo riconosce, lo abbraccia, lo bacia, dice Rabbi. E questo è il segno convenuto perché i soldati immediatamente mettono le mani su Gesù. E i discepoli, appena destati dal sonno, eh, iniziano una colluttazione. Uno addirittura, uno dice Marco, ma non ci dice chi. Perché la sta raccontando dal punto di vista degli aguzzini? Uno prende una spada, la strappa a un soldato e mena un fendente, tagliando l'orecchio, dice Marco, al servo del suo sacerdote. Cioè, ci dici chi lo riceve e non ci dici chi l'ha menato sto colpo? Sì, perché io sto di qua, e lo sai perché io sto di qua? Perché quello che mi doveva raccontare, come sono andate le cose di là, è un me la raccontate giusta. E allora io qui la devo raccontare da di qua. E ti dico che l'ha presa e non so chi l'ha tirata. Giovanni, che era presente nel raccontare questa scena, e ci dirà che è proprio Pietro quello che tira il colpo. e il famoso di Spada ferisce, di Spada ferisce che qui non c'è, ovviamente Marco non la sa far lunga, è una colluttazione. Vai a dire un romano che durante una colluttazione adesso si mette a predicare. No, addirittura Luca gli fa fare un miracolino riparatore, gli riattacca l'orecchio. Vogliela a dire a Romano. Che ti riattaccano le orecchie. E poi, sempre cinema, da questo ribaltamento di campo si passa a una specie di chiaro primo piano di Gesù. Perché è un primo piano di Gesù? Perché è la prima volta e unica, in cui Gesù protesta. E dice: Ma come? Ma perché venite a prendermi di notte con le armi? Ero in piazza stamani, perché non mi avete preso davanti a tutti in piazza? E quando si riallarga l'obiettivo, diciamo per dire, la cosa agghiacciante e la ragione per cui Marco si è dovuto districare in questo modo, è che non c'è più nessuno. Le pecore si sono disperse, via, sono scappati tutti. Gesù è solo, ecco la vergogna. Pietro più di tanto non è riuscito a dire perché è scappato. Gesù è solo nelle mani dei suoi aguzzini che lo prendono e lo trascinano via, solo per Matteo, per Luca, per Giovanni. Non per Marco, perché Marco è solo Marco. Qui fa comparire sulla scena un giovinetto, dice lui, che pum, compare in questo buio tutto vestito di bianco e va dietro a Gesù. Tanto gli va dietro, tanto si avvicina che le guardie chiappano pure lui. E lui si mette a lottare, a divincolarsi e riesce a fuggire, lasciando la veste bianca nelle mani del soldato e scappa nella notte nudo. O chi è? Non ce n'è notizia di questo qui, eh? nessuno ne parla. Chi è? Allora, la biografia di Marco è alquanto misteriosa. Fino a un certo punto si sa, ma da un certo punto in poi, più o meno da quando le persecuzioni neroniane si fanno toste, cioè 63-64, portando poi al supplizio prima di Paolo e poi di Pietro, lui sparisce e non si sa bene dove è andato Rodi, Alessandria non si sa nemmeno se sia veramente morto martire come la tradizione ci dice né che le spoglie custodite nella basilica di San Marco a Venezia siano veramente sue perché scompare dai radar però una cosa è certa e la, sa, la sanno tutti Marco è nato a Gerusalemme intorno all'anno 20 e quindi in quel momento lui ha 13 anni e non è una mia suggestione, prevale nella tradizione l'interpretazione che qui Marco entra nel suo Vangelo, lo firma, è lui quello che entra dentro e che insegue Gesù, come Hitchcock nei film quando passa sullo sfondo con un trabbasso in mano, gigioneggiando però, e invece qui Marco non gigioneggia, perché qui che sia vero o no, Marco ci sta dicendo una cosa, dice quando l'hanno abbandonato tutti. Io, il narratore, io non l'abbandono, io gli vado dietro. E infatti, da questo momento alla fine, è un precipitare di cose nelle quali non c'è più altro spazio che per Gesù. Il fascio di luce che Marco ha comunque già tenuto puntato su Gesù fin qui si fa ancora più fitto, ancora più intenso, ancora più preciso. Gesù viene portato al Tempio. Processo per direttissima nella notte davanti al Sinedrio con Caifa che lo interroga, che lo incalza, delle false testimonianze che sono state messe su, raffazzonate, non servono, non funzionano per poterlo condannare per apostasia, che è l'intenzione del Sinedrio. E allora Caifa lo interroga e gli chiede sempre la stessa cosa, gli dice sei tu dunque il figlio del santo, sei tu dunque il figlio del benedetto e appare molto chiaro per la consolazione soprattutto dell'uditore romano. Che Gesù vincerebbe alla grande anche questo processo? Gli basterebbe non rispondere. Perché questi si sono incartati e se lui non risponde non possono condannarlo. Perché c'è comunque una giustizia, diciamo, c'è comunque una grammatica in questa loro intenzione. Se non che all'ennesima domanda di Caifa, Gesù risponde tre parole. Sì, lo sono. E qui si svela la personalità. E si svela in un punto in cui nessuno ha l'interesse a non credergli. O meglio, credono al fatto che lui si creda il figlio di Dio e dunque il Messia e dunque commetta il peccato di apostasia. Perché è ovvio che non lo sei. E quindi ti condanno a morte. Non ho più bisogno di false testimonianze né niente. L'ha detto lui, l'avete sentito tutti? Sì, via. Però condanno di che? Questi mica comandano lì. Chi comanda lì? Chi comanda? Voi, improvvisamente i romani entrano dentro il Vangelo, voi comandate o oh, il vostro governatore comanda lì, se non lo decide lui, ma chi? A morte chi? E quindi via subito di corsa, è l'alba, è eh? di corsa dal governatore, Pilato. E qui Marco che parla ai romani e che si sta avvicinando, perché oh, prima o poi bisognerà pur toccarla la, la parte spirituale di questo racconto e ormai ci siamo. E compie l'ultimo capolavoro, che nella fattispecie è un falso storico. Perché gli altri Vangeli, ma anche gli storici dell'epoca, Giuseppe Flavio per esempio, descrivono tutti Pilato come un sadico. Era un sadico, era uno che provava piacere a mettere la gente a morte, al supplizio, aveva il potere assoluto, lì era il governatore e lo usava proprio, proprio per darsi piacere. No, qui noi abbiamo una persona destata all'alba che si appassiona subito a questa cosa e capisce subito che quest'uomo che gli consegnano non ha fatto nulla e protesta: dice, Ma perché dovrei condannare? Ma che ha fatto? Eh, lui somiglia alle folle, lui si definisce, non figlio di Dio perché a, a, a Pilato non gliene frega nulla di questa faccenda qua, re dei giudei, questa è politica e un pochino di più dovrebbe interessargli. Pilato lo interroga, gli dice, Ma dunque tu sei re dei giudei? Tu l'hai detto, gli risponde, non io. E Pilato dice, ma vedete, non ha fatto nulla, ma perché lo deve condannare a morte? No, no, perché lui si crede, lui ha fatto subire la fa... Dice Marco chiaro, Pilato capisce che gli viene consegnato per invidia. Però tanto premono, queste sono persone influenti, sono persone che possono montare dei gran casini nella popolazione che Pilato ha il mandato di amministrare. E quindi si gioca l'ultima carta. Perché non gli torna di mandare a morte questo qua? E' è Pasqua e c'è questa amnistia pasquale che si può decidere per tradizione di liberare qualcuno condannato o a morte o a una pena molto grave e in Gatabuia lì c'è uno che aspetta ad essere giustiziato. Un tale, dice Marco, chiamato Barabba. Il famoso Barabba, dice Matteo. Perché Matteo parla ai giudei, gli giudei sanno benissimo chi erano gli zeloti, i moti degli zeloti, dove c'era scappato il morto, che è stato poi accollato a Barabba. Ma per Marco e per i Romani questo è un tale. Cioè capito con chi lo mettono al televoto, con un tale. Ci abbiamo Gesù e questo tale. Oh, e a chi va? Il voto al tale. Salvano il tale. Per forza, perché siamo all'alba, hanno solo la loro clac, sono andati tutti e non è che c'è il popolo, dormono con gli altri, quelli che dovrebbero star lì a manifestare il proprio appoggio a Gesù. Lì ci sono solo loro, a morte, a morte Gesù. E insomma, alla fine Gesù viene condannato alla crucifissione da Pilato, con il messaggio però recapitato al Romano. Guardate che questo Pilato l'aveva capito che questo qua era un eroe. Ma ha fatto il suo dovere, voi l'avete mandato lì, perché non ci siano casini. E lì scoppiava un casino, se lui non lo, non lo consegnava. E quindi lo consegna. E parte la Via Crucis, che è di gran lunga il pezzo, diciamo, di narrativa più orrendo che sia mai stato scritto. Perché oltre... i martirologi sono orrendi, ma qui c'è lo scherno. E nel caso di Marco c'è la solitudine assoluta, Gesù è... Totalmente in balia dei suoi aguzzini, non c'è un solo sguardo amico, soprattutto non c'è lo sguardo di sua madre. Perché il Vangelo di Marco è il Vangelo senza Madonna. Non c'è la Madonna, non c'è lo Stabat Mater, non c'è la Passione di Maria. Non c'è Gesù. Viene trascinato il Golgota, è molto spiccio. Marco eh? dà conto sì, di questi supplizi, ma, ma perché, perché non, insomma, è insostenibile. Si ferma un attimo per raccontare di Simone di Cirene, perché questo è un simbolo della cristianità, Simone di Cirene tornava dai campi, Gesù non ce la fa più a portare la croce, chiappano Simone e gli danno la croce. E questo simboleggia che ogni buon cristiano deve portare un pochino, anche lui, la croce. Però una volta risolto il discorso di Simone, Gesù viene eh, crocifisso e viene innalzata la croce, alla terza ora romana, le nove del mattino. Insieme a lui vengono innalzate altre due croci, i due famosi ladroni, anche qui, nel Vangelo di Marco questi inveiscono tutto il tempo contro di lui. Luca addirittura ne ne converte uno per dire: eh, no, qui anche i ladroni che potrebbero avere solidarietà, siccome tu dicevi, siccome tu facevi, facci scendere, tutti a prenderlo in giro. Però alla sesta ora, cioè a mezzogiorno, il cielo si oscura e il velo nel tempio si squarcia. E chi vuol capire, capisce. E tre ore dopo, alla famosa nona ora, cioè alle tre del pomeriggio, del giorno di Pesach, che per noi diventa il venerdì santo, Gesù, in croce, spira, pronunciando le famose parole, Eloi, Eloi, lama sabachthani. mio Dio, mio Dio, perché mi hai abbandonato? E subito dopo, subito, lì, come scendendo con la macchina da presa, perché, ripeto, Marco se lo deve inventare questo cinema per riuscire a sfondare questo muro solido che ha davanti. Il centurione che si converte perché dinanzi a questa scena dice: Allora era vero, allora costui è veramente il figlio di Dio. Praticamente il Vangelo di Marco finisce qui perché questo è il punto in cui anche tu, romano, ti devi convertire. Allora qui. Che devi fare quella torsione spirituale che non ti ho fatto fare all'inizio c'era il discorso della montagna era meraviglioso, mi è toccato tagliarlo ora però fai la tua parte si converte il centurione e per soprammercato Marco qui si ferma, non va avanti con il racconto, addirittura va indietro, perché? perché Giuseppe di Arimatea altro convertito del, della prima ora lui giudeo, membro del consiglio si fa avanti per, per Procurare un sepolcro a Gesù, lui è un uomo ricco, perché Gesù nulla tenente, se no veniva buttato no? nella fossa comune e con dei problemini dopo per la risurrezione. Quindi ci vuole un, se un sepolcro? E ci pensa Giuseppe d'Arimatea, che però, secondo la prassi, deve chiedere il permesso al governatore di staccare il corpo. E quindi riecco Pilato. E Giuseppe che gli chiede il permesso di staccare il corpo. E Pilato si stupisce perché è morto presto Gesù. Cioè, di solito il supplizio in croce durava 24, 36, 48 ore. E questo dopo sei ore è morto. E non ci crede, o meglio, se ne stupisce, talmente tanto che solo in Marco, perché dei ragioni narrative per questo non ce n'è, richiama in scena il centurione, rieccolo il centurione, appena convertito, perché dire: Ma che è davvero? È morto, è già morto. E il centurione dice sì. E così, badate, con Gesù ancora in croce, appena morto, la croce che compare per la prima volta nella storia come simbolo perenne, da qui in poi, della sacertà, di tutto ciò che conseguirà nel nome di questo Gesù, è la prima volta che abbiamo la croce eretta, no? con Gesù morto, che rappresenta la gloria. Sotto a questa croce Marco ci mette due romani. Uno appena convertito, potente, perché il centurione è il responsabile di tutta la vicenda, e l'altro addirittura il governatore. Non può dire che si è convertito pure Pilato, perché è falso storico fino a questo punto non lo può fare, però certamente fin dall'inizio Pilato è uno che è stato molto sensibile e ha capito che quest'uomo era una figura veramente speciale. Eccolo il seme della romanità nel cristianesimo. È qui. Ed è qui che tu, romano, ti devi convertire. Ed è qui che finisce praticamente il Vangelo di Marco, perché da qui alla fine sono sette versetti. Giuseppe ottiene il permesso di staccare il corpo, lo stacca, lo avvolge nel lino, la sindone. E lo trasporta nel sepolcro, sotto gli occhi di ecco due donne: Maria di Magdala, cioè Maria Maddalena, e Maria di Ioses, cioè Maria Cleofea. Che sono necessarie perché devono vedere dove si trova questo sepolcro, poiché stacco. Passano 36 ore, guardate che è proprio così, da una riga all'altra sono passate 36 ore, dal venerdì pomeriggio siamo alla domenica mattina perché? Perché poi c'è il sabato, il sabato non si può fare nulla, quindi via. Domenica mattina le tre Marie sono diventate tre, e la terza si chiama Salome, però è una Maria anche lei, e stanno andando al sepolcro di buon mattino la domenica, e tra, tra loro parlano del fatto che. Come si fa a smuovere quell'enorme macigno che hanno messo, perché loro lo hanno visto, che hanno messo davanti all'entrata, noi non ce la faremo mai, ma io non lo posso chiedere al soldato romano, arrivano lì e il macigno non c'è più, è stato già rimosso e l'apertura è libera. Per cui loro non c'è nessuno, loro un po' spaventate entrano dentro a questo che è un sepolcro, non è mica un mausoleo, quindi devono abbassarsi il corpo non c'è però c'è un'altra cosa c'è un giovinetto vestito di un bianco sfavillante seduto in terra un angelo che gli dice cercate il nazareno il crocifisso non c'è è risorto come aveva annunciato andate a dirlo agli altri andate a dirlo a pietro è risorto e li ritroverà tutti in Galilea, così come aveva annunciato. Ecco, l'Euangelion, il lieto annuncio. Qui, gli altri Vangeli partono con i fuochi d'artificio, ed è un finale pirotecnico di, 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 di soddisfazioni prese tutte insieme, di, 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 di rivincite, di, di gioia, di tripudio. Marco ci mette una frase sola dopo questo e la frase è questa, ma esse non dissero nulla a nessuno, infatti avevano paura. Fine. Cioè il Vangelo di Marco finisce con la parola paura e rimane con questa fine per tre secoli e mezzo fino all'editto di Costantino, quando Costantino stesso, l'imperatore, si converte e la romanità e la cristianità coincidono. Ma per tutto il periodo in cui invece i romani hanno continuato a perseguitare i cristiani, a volte anche molto ferocemente, per due secoli e mezzo abbondanti, i cristiani si presentavano con in mano un testo che finisce con la parola paura. Poi ci hanno appiccicato questi due finali posticci che ci troviamo adesso, ma che so, e, e che l'uniformano agli altri finali con tutte le rivincite che ti puoi prendere e, 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 e l'assunzione in cielo. Ma nell'originale, quello che è servito per cristianizzare Roma, c'era la paura. Ecco forse, forse, che cosa intendeva Voitiva quando diceva recuperare lo spirito dei primi cristiani, forse intendeva proprio questa paura o quantomeno una riflessione sul fatto che è stato necessario il sacrificio di un innocente per liberarci del nostro nulla.